Eccoci, buon pomeriggio, ben collegate e collegate a tutti voi. Sono Marco Gherene, a nome di Sannoma Italia, vi do il benvenuto a questo momento di formazione dedicato alla gestione dei fondi PNRR in riferimento alla gestione delle candidature riferite ai fondi del decreto previsti dal PNRR del Decreto ministeriale 65 e alle recentissime linee guida al decreto ministeriale 66. Mi scuso per il ritardo con cui abbiamo questa sessione, ma alle volte la tecnologia, come ben sapete, decide di essere un po', ostativa allo sviluppo, degli eventi. E con noi, come sapete molto bene, in questa serie di webinar, l'ingegner Mario Schember, che vedo collegato, che ringrazio e saluto, che ha preparato un intervento veramente molto corposo di informazioni e di anche formazione all'utilizzo degli vari strumenti e delle varie risorse per rendere operative la gestione di questi fondi. Vi anticipo che vi chiederei di limitare la scrittura delle domande perché la presentazione dell'ingegner Schember sarà già sufficientemente analitica. Avete comunque sempre a disposizione questo strumento. Dopo il suo intervento, la collega Anna Parvopassu dell'Academy vi presenterà le proposte e le risorse che la casa editrice ha messo a punto per far fronte alle esigenze di formazione degli studenti e dei docenti previste appunto dalla gestione di questi fondi. Non voglio rubare altro tempo all'ingegner Schember, gli cedo la parola e ci vediamo poi al termine, eventualmente per ancora qualche momento di confronto e di domande. Buon webinar a tutti. Buonasera da parte mia a tutti quanti. Spero che siate collegati perché al momento vedo solamente 5 collegati. Non so se c'è qualche problema o se siete tutti su YouTube. Comunque, nel caso in No, cui. Mario, è posto così, noi Perfetto, vediamo benissimo. solo i collegamenti su Zoom. Bene. So che tutti quanti vi aspettate una cosa di diversa oggi, non la faremo oggi, la faremo prossimamente, però una parola in mente la voglio dire, ma giusto una parola, che è sempre la stessa, calma, calma e tranquillità, perché anche questa modifica che è stata fatta per quanto riguarda il codice civile e altre cose, che io ho avuto modo di guardarmi in questi 2 o 3 giorni da quando è stata attivata. Non è niente di trascendentale, quindi basta semplicemente prendere un po' di manualità con una piattaforma leggermente diversa, ma ripeto sempre, noi siamo la scuola, se non ci riusciamo noi non ci riesce nessuno in Italia e quindi noi ci riusciremo tranquillamente, quindi non siate in ambasce per questo nuovo ciclo. Oltretutto, ieri è arrivata la delibera dell'ANAC che rendendosi conto della di tutta una serie di cose che hanno combinato che non avrebbero dovuto fare, hanno autorizzato tutta la pubblica amministrazione per le emergenze, quindi per gli affidamenti al di sotto dei 5.000 euro, a procedere più o meno con un sistema tradizionale, quindi con affidamento fuori MEPA, prendendo il CIG più o meno con le stesse modalità dello Smart CIG, solamente che invece di prendersi sulla piattaforma dello smart che è stato chiuso, si prende direttamente sulla piattaforma di contratti pubblici, ma la modalità più o meno è la stessa. Quindi, da quel punto di vista, non vi preoccupate, state tranquilli, concentriamoci su quello che è la cosa più vicina alle scuole, ovvero sia la parte didattica, la parte operativa, che poi è l'oggetto del webinar di questa sera, ovvero sia. Cosa dobbiamo fare per inserire con tranquillità e come dobbiamo progettare con tranquillità il DM65 e il DM66, che sono i due progetti che sono arrivati in momenti separati, ma vedremo, sono praticamente tutt'uno, fanno parte di un unico progetto, un'unica idea progettuale. Condivido lo schermo.
Lancio le slide. E cominciamo la chiacchierata di oggi. È una carrellata rapida e veloce per ricordare alcune cose e per eventualmente comunicarne altre nuove che potrebbero essere interessanti. Che cosa ci aspetta? E quindi di che cosa parleremo oggi? Parleremo del 65, il decreto ministeriale da cui scaturisce il progetto STEM e multilinguismo. Vedremo alla fine la piattaforma di inserimento, perché ci chiede, guardare la piattaforma di inserimento ci chiarisce alcune cose che le linee guida non chiariscono. Vedremo allo stesso modo il DM66, da cui scaturisce la formazione per la transizione digitale per il personale della scuola e la relativa piattaforma di inserimento. Partiamo dal DM65, che dobbiamo ragionare così come hanno ragionato quando hanno scritto questo decreto, leggendo anche tra le righe. Che cosa ci dice il decreto 65? Ci dice una cosa molto semplice. Ragazzi, in Italia abbiamo troppi pochi ingegneri e troppi umanisti. Il futuro della nazione, così come il futuro dell'Europa, si combatterà su un campo tecnico, quindi abbiamo bisogno di aumentare le carriere tecniche, anche se a scapito delle carriere umanistiche, cosa che mi interessa moltissimo, come sapete, sono un ingegnere, ma fondamentalmente sono un umanista. Però è il momento di tralasciare la poesia e fare un po' più di tecnologia e soprattutto invogliare e convincere una parte del genere umano, la parte femminile, che la carriera tecnica è anche per loro. Non è che la carriera tecnica è solo per gli uomini, la carriera tecnica è anche per le donne, per non dire soprattutto per le donne, dove lo stereotipo comune è che mentre un uomo fa una cosa alla volta, la donna è in grado di farne tre o quattro assieme, quindi a maggior ragione è avvantaggiata in una carriera di tipo tecnico. Purtroppo questo gap esiste ancora in Italia. Ci sono troppe pochi ingegneri donne rispetto agli ingegneri uomini, ci sono troppi umanisti donne rispetto agli umanisti uomini e quindi bisogna riequilibrare questa cosa perché, ripeto, il futuro della nazione, la ricchezza dell'Italia si combatterà sul campo tecnico. Se noi non siamo in grado, non saremo in grado fra i prossimi 30 anni di primeggiare nelle tecnologie, diventeremo il fanalino di coda dell'Europa, quindi abbiamo bisogno di recuperare questa cosa. Ecco da che cosa parte questa tipologia di impostazione. Infatti si parla proprio, con partire nel progetto, nel DM65, di avere una particolare attenzione al superamento dei divari di accesso di genere nell'accesso alle carriere STEM, quindi alle carriere tecnologiche. Quindi quando faremo e quando metteremo in atto i nostri progetti, noi dobbiamo tenere d'occhio soprattutto questa cosa, questo aspetto tecnologico. Il progetto si completa anche perché è parte integrante delle tecnologie, la lingua con cui sono scritte le tecnologie, completa anche con una parte linguistica, cioè potenziamento delle lingue diretta sia ai ragazzi e sia soprattutto ai docenti. Quindi è un progetto integrato che prevede lo sviluppo del mondo tecnologico anche spiegato nella lingua in cui la tecnologia viene scritta. Le tecnologie oggi vengono scritte in cinese o inglese. Noi sicuramente non abbiamo voglia di approcciarci al cinese, quindi avremo bisogno di essere padroni della lingua inglese. Che cosa ci dicono le linee guida? Le linee guida ci dicono che il progetto si articola in due azioni, come vi dicevamo. L'azione A, rivolta agli alunni e agli studenti, che è fatto da una parte di STEM e da una pa piccola parte, piccolo o grande, deciderete voi quanto deve essere, di competenze linguistiche. E poi abbiamo un intervento B, che è relativo al potenziamento delle competenze di lingua inglese dei docenti in servizio. Ricordatevi questa parola, in servizio. Il progetto è gestito a costi semplificati, quindi anche in questo caso, così come è stato per dispersione, per chi ha fatto dispersione,
noi avremo un monte ore di formazione da cui scaturiranno automaticamente X euro di costi di formazione, di gestione che non dovremo né rendicontare né spiegare a nessuno quello che ci facciamo. Li dobbiamo solamente spendere perché sono soldi che ci daranno comunque. Vediamo l'articolazione per cominciare della parte relativa agli alunni. Possiamo mettere in atto diverse cose. Si tratta di capire noi che cosa vogliamo. Vedrete che tra poco che c'è una parola importante che era praticamente scomparsa da un po' di tempo dalla nostra scuola e che ritorna con questo progetto, ritorna prepotente. Allora, la prima parte sono i percorsi di orientamento e di formazione per il potenziamento delle competenze STEM. Finalmente finiamo di parlare di recupero, smettiamo di parlare di recupero e ricominciamo a parlare di potenziamento, cioè cominciamo a tenere d'occhio coloro i quali sono le eccellenze, che sono quelle che costituiranno la ricchezza del paese nei prossimi 30 anni. Abbiamo impiegato 10 anni per cercare di elevare il livello di tutti quanti più o meno ad un livello accettabile con tutti i progetti. Di recupero delle competenze, recupero di socialità, quello che volete voi che abbiamo fatto, adesso è il momento di ritornare a parlare di eccellenze, quindi di potenziamento e non più di recupero. Questo è il primo degli interventi che possiamo fare sempre nell'ottica dello STEM. Questi progetti possono avere moduli con una durata minima di 10 ore, massimo di 30 ore, quindi sono abbastanza estesi, sono diretti a due tipologie di intervento. Potenziamento della didattica curriculare, quindi all'interno delle classi, in orario, quindi curriculare, con una o più classi o classi aperte, quindi si può fare, è importante questo discorso, tra poco vedremo perché potrebbe essere importante nella gestione del progetto. Quindi può essere diretto alle intere classi dell'istituto, svolto in orario curriculare, così come può essere svolto al di fuori dell'orario scolastico per piccoli gruppi per il potenziamento, quindi per coloro che richiedono di approfondire. Le due cose io le vedo intimamente legate. Ne parleremo tra poco su come le due cose possono essere legate. È chiaro che questo ci pone dei paletti circa il discorso delle persone da coinvolgere come formatori, perché nel momento in cui noi andiamo a fare degli interventi curriculari, possono essere curriculari per gli alunni, ma non curriculari per i formatori e tutti, che devono essere al di fuori del loro orario di servizio, presente tutti. Il mondo della scuola, com'è difficile quadrare un orario senza troppi, senza che ci sia una particolarità, quadrare un orario dove poter prevedere che N docenti devono avere N ore libere in determinate ore perché devono andare a fare il potenziamento in un'altra classe, è abbastanza complicato, è abbastanza complesso. Quindi la parte curriculare, se non ci vogliamo complicare la vita, va per sé che va affidata a soggetti esterni, perché altrimenti ci complicheremmo la vita nella gestione di un orario praticamente impossibile. Mentre invece tutto quello che riguarda la parte relativa ai percorsi di approfondimento che possiamo fare per pochi alunni nel pomeriggio può essere gestito anche con formatori interni. La cosa importante è che tutto va svolto in presenza sempre e i gruppi che andremo a formare devono essere non più piccoli di 9 unità. Se facciamo classi intere, ovviamente il problema non esiste, perché una classe intera è sicuramente superiore a 9 unità. Se decidiamo di fare i percorsi pomeridiani, ovviamente possiamo fare entrambe le cose, che poi è la mia più o meno idea. I percorsi pomeridiani non possono scendere al di sotto delle 9 unità. Che cosa possiamo fare? Tutto quello che riguarda praticamente un approccio STEM, dove devono essere realizzati all'interno delle scuole e negli ambienti che abbiamo appena fatto. Abbiamo appena fatto i laboratori con l'Abs, abbiamo appena fatto le classi con il progetto Classroom, quindi possiamo farli o all'interno delle scuole sfruttando le tecnologie che abbiamo appena acquisito, o eventualmente, volessimo, possiamo anche farli
all'esterno, ovvero sia servendoci di università, di accademie, di enti di formazione, possiamo fare diverse cose e possiamo svolgerle in diversi ambienti. Potremmo in teoria farli anche in rete con altre scuole. Questa cosa ha poco valore perché visto che tutti quanti abbiamo avuto il progetto, tutte le scuole hanno avuto il finanziamento, quindi non c'è necessità di essere in rete se non per esigenze molto particolari, ma è un'opportunità che potremmo cogliere se ci serve o non cogliere se non ci serve. Chi porterà avanti questi corsi? Indipendentemente da tutto, sarà un formatore esperto in possesso di competenze documentate sulle discipline STEM. Poi dopo spenderemo una parola su queste cose. In possesso di competenze documentate. E ovviamente sulle tematiche del percorso, perché le discipline STEM abbracciano diverse materie, voi lo sapete meglio di me, e questo formatore coadiuvato da un. Quindi, giusto per aprire una parentesi e chiudere una parentesi, immaginatevi un attimo il docente che sta già in classe, che si vede arrivare a supporto della sua ora di formazione un esterno, un formatore esterno, un tutore esterno, potrebbero crearsi un po' di, se non è gestita bene la cosa, un po' di imbarazzi, diciamo così. L'esperto è pagato 79 euro, il tutor a 34 euro e sull'importo dell'ora di formazione viene automaticamente generato il 40% di spese di gestione, i costi indiretti. A differenza dei PON che siamo stati abituati a fare, questo 40% non è decurtabile in funzione delle presenze dei ragazzi. L'importante è mantenere il minimo globale alla fine del sindacale che sono 9 alunni. Quindi se un giorno ci sono 5 assenze o 10 assenze o 2 assenze o nessuna assenza, questo non influenza quel 40% che è sempre nostro. Che cosa ne possiamo fare? Ovviamente pagare per quello che occorre il personale della scuola coinvolto nel progetto, ma anche utilizzarlo per pagare materiale didattico per tutti quelli che sono i costi legati all'attività di formazione, didattiche digitali, materiali di approfondimento, moduli di espansione, tutto quello che può essere inteso come materiale didattico finalizzato al funzionamento del percorso può essere acquistato con questo 40%. Il primo step, cioè il primo intervento, deve contribuire per almeno il 50% al totale del finanziamento ed è l'unico limite che abbiamo. Deve essere minimo 5, se ci hanno dato 100.000 euro, 50.000 euro li dobbiamo spendere per questo tipo di intervento. C'è un secondo tipo di intervento, i percorsi di tutoraggio per l'orientamento agli studi e alle carriere professionali STEM, con il coinvolgimento delle famiglie. Laddove occorre lo faremo, dove non occorre non lo faremo, perché le famiglie è sempre difficile coinvolgerle, ma servono per quelle realtà dove vigono ancora con gli stereotipi di cui parlavo prima, dove la famiglia avvia il figlio maschio a fare la carriera ingegneristica e la figlia femmina a fare la carriera umanistica. Bisogna anche intervenire sui ragazzi per superare questi stereotipi e anche sulle famiglie per convincere che probabilmente la figlia troverà, la studentessa troverà maggiore occupazione nel mondo tecnico che non nel mondo umanistico. Questi interventi sono praticamente interventi, dice il Ministero, tenuti da un formatore mentor. Che cos'è il formatore mentor? Non so. Lo immagino come un counselor, un esperto di STEM, oppure un docente esperto di tecnologia STEM che abbia anche il diploma di counselor. È una figura al momento ancora abbastanza indecisa e imprecisa, però riusciremo a trovarla sicuramente e serve per orientare, per far convincere le famiglie e gli alunni a rivolgersi alle carriere STEM e quindi alle carriere tecnologiche e alle lauree tecnologiche piuttosto che alle lauree umanistiche. Se vi ricordate tempo fa, quando abbiamo cominciato la formazione del PNRR, io vi dicevo che uno dei problemi dell'Italia è che abbiamo 500.000 informatici in meno e 1 milione di avvocati in più. Quindi dobbiamo riequilibrare
questo discorso. È fatto di interventi praticamente singoli, infatti è rivolto a piccoli gruppi di tre alla volta che conseguono l'attestato finale e con il coinvolgimento delle famiglie di questi tre alunni. In questo caso noi abbiamo a disposizione il formatore mentor, quindi il counselor esperto di STEM, e viene retribuito a 79 euro l'ora. Si generano anche in questo caso il 40% di spese di gestione. E anche in questo caso, con questo 40%, potremo pagarci tutto il materiale didattico per l'orientamento e quindi anche le piattaforme didattiche per l'orientamento, le piattaforme didattiche con i contenuti digitali per invogliare i ragazzi ad intraprendere questi studi e queste carriere, e così via. Un pezzetto è rimasto per la formazione, un pezzetto relativamente, poi siete voi a decidere come dividere la spesa, per le competenze linguistiche degli studenti. Ecco perché i due percorsi, vi dicevo, il DM65 e il DM66, fanno parte di una visione un po' più ampia dell'intero progetto, perché anche gli studenti devono essere invogliati ad acquisire una competenza linguistica, tenendo conto che con il decreto ministeriale 66 noi abbiamo la possibilità di avviare i docenti all'utilizzo delle tecnologie CLIL. È chiaro che se un docente vuole avviare delle tecnologie con la didattica CLIL in una classe, la classe deve rispondere. Quindi un'infarinatura di lingua inglese, se vogliamo parlare dell'inglese, la deve avere. Ecco perché c'è anche il discorso del potenziamento delle lingue. Anche in questo caso si può fare con il coinvolgimento di una o più classi o classi aperte, quindi in orario curriculare, oppure in percorsi pomeridiani finalizzati al conseguimento di una certificazione linguistica. E anche in questo caso, nel caso in cui si faccia una didattica curriculare, i formatori devono essere comunque al di fuori del loro orario di servizio. È il formatore in questo caso? È un esperto madrelingua, i cui percorsi possono arrivare fino a 40 ore, già abbiamo fatto tutti quanti l'esperienza del genere, che per far arrivare un ragazzo ad una certificazione di livello interessante, tipo una 2, ci vogliono almeno 30 ore, un B1 ce ne vogliono almeno 40. Quindi in questo caso noi possiamo avere un intervento formativo di minimo 10 ore, massimo 40 ore. E l'esperto formatore deve essere o madrelingua o in possesso della certificazione C1. Questa cosa ci lascia un punto interrogativo che esamineremo. E anche in questo caso il numero minimo, nel caso decidessimo di fare percorsi meridiani, è di 9 unità, e anche sempre in questo caso abbiamo 9 € per il formatore, 34 € per il tutor e il 40% di spese di gestione da cui possiamo acquistare il materiale didattico in inglese, piattaforme di contenuti in inglese. Sarebbe bello, bene, averle a scuola e quindi utilizzare questi fondi per comprare queste cose, questi contenuti e queste facility che normalmente nelle scuole non ci sono. E poi c'è quello che avevamo chiamato team di progetto per quanto riguarda la dispersione, ma voi sapete che abitudine comune del Ministero cambiare i nomi per confondere le acque. In questo progetto è la stessa identica cosa. Non si chiama team, si chiama gruppo di lavoro. Vabbè, è la stessa cosa. Però anche in questo caso abbiamo la possibilità di pagare il 10% massimo delle spese un gruppo di lavoro fatto da tutor esperti, che vuol dire? Non vuol dire che deve essere coloro che faranno i tutor e coloro che faranno gli esperti. Un tutor esperto, cioè una persona esperta nel tutoraggio, perché deve occuparsi di programmare e accompagnare le attività e le azioni formative, gestire la piattaforma, programmare, perché se diamo per scontato che comunque ci sarà una parte fatta in orario curriculare, da poco comunque, in ogni caso da personale esterno, il personale esterno potrebbe essere un bravissimo formatore, ma potrebbe non sapere nulla di piattaforme, quindi avrà bisogno di qualcuno all'interno della scuola che
che lo guidi all'utilizzo e all'implementazione delle piattaforme. E c'è bisogno di qualcuno che progetti questi percorsi. Apro una parentesi e chiudo una parentesi. È come il discorso del team. Non è che adesso non lo potete nominare, perché tutte le nomine hanno valore a partire dall'atto di concessione. Ma già da adesso, come diceva Frassica, il bravo presentatore, già da adesso il bravo dirigente individua chi sarà poi a comporre questo team, questo gruppo di lavoro e affida a loro tutto quello che è la programmazione e la progettazione per individuare quali saranno i percorsi e le tematiche su cui vogliamo andare a battere. Non li si possono incaricare da adesso perché non avrebbe valore la nomina, verranno incaricati successivamente, però è bene individuarli per quanto riguarda la parte esecutiva, la cosiddetta progettazione preliminare che non è retribuita. Già da adesso. Se c'è qualche dubbio e qualche chiarimento da chiedere, si parla ovunque, abbiamo visto, di competenze certificate, è scomparso il discorso della. Quindi questo fa supporre che non ci sarà che, essendo discipline tecniche, è derogato l'obbligo di laurea, il che vuol dire che il titolo di accesso non sarà, la laurea sarà sempre valutabile, ovviamente, ma non sarà più un titolo di accesso, quindi un titolo discriminante, ma sarà un titolo comunque valutabile, però non sarà più il requisito di accesso. Non si capisce se sulle classi intere daranno un attestato o no, perché c'è questo discorso. Perché siccome noi non abbiamo avuto un obiettivo per quanto riguarda questo progetto, rispetto al numero di alunni, cioè, verrà richiesto in fase di monitoraggio. Questo ci fa pensare che il discorso è relativo esclusivamente al minimo di 9, quindi noi non dobbiamo mai scendere al di sotto dei 9, ecco perché in questo caso non chiede, non parla di attestato, mentre invece ne parla per il discorso che una parte si fa in orario, si può fare in orario curriculare, l'altro in orario extracurriculare, lo abbiamo già affrontato, gli ambienti dedicati, quali sono gli ambienti che abbiamo appena realizzato con l'Abs, è giusto per rispondere ad alcune domande che già stanno arrivando, anche in questo caso non c'è assolutamente incompatibilità tra il team e i formatori, cioè la persona può far parte tranquillamente del team ed essere anche un tutor o un formatore. Del team che abbiamo parlato del progetto, si parlava sempre di STEM, del gruppo di progetto che doveva facilitare programmare, non si parlava dell'intervento ministro, probabilmente semplicemente un refuso. È chiaro che il team nominato non si occuperà di programmare solamente il STEM, ma anche la parte linguistica. Quello che invece è una domanda un po' più interessante, che sarebbe bene che le scuole cominciassero a porre sotto forma di ticket al Ministero, si parla di madrelingua e di docenti certificati C. E i docenti laureati? Mica tutti i docenti laureati hanno la certificazione C1. Cioè, la certificazione C1 è equiparata, ma non c'è la certificazione. Non tutti hanno il certificato, il pezzo di carta certificazione C1. Quindi sarebbe bene cominciare a chiedere al Ministero chiarimenti su questa cosa, così come pure, visto che il progetto è diretto a tutti, dall'infanzia alla secondaria di secondo grado, la deroga che diede Anna Maria Leuzzi per quanto riguarda le maestre e i maestri elementari, dove disse che non c'era obbligo di laurea, ma bastava l'abilitazione all'insegnamento della lingua per poter tenere i corsi di formazione. Sarà ancora valido oppure no quell'autorizzazione? Quindi le maestre e maestri elementari abilitati all'insegnamento della lingua inglese potranno eventualmente fare i formatori oppure non potranno farli? Questa è un'altra domanda che dovrebbero rivolgere al Ministero e avere, se la rivolgono numerosi, probabilmente sarà oggetto di una FAQ e ci risponderanno. L'unico obbligo che abbiamo, come abbiamo visto, è quello di mantenere il 50% nel primo intervento formativo. Se come l'unico obbligo e parla di almeno il 50%, se la lingua italiana non è un'opinione,
e anche la logica non è opinione, vuol dire che l'unico intervento obbligatorio è il primo, cioè quello di potenziamento della formazione STEM, mentre quello di orientamento STEM e quello di lingue in teoria potrebbe essere anche non utilizzato, non richiesto, e se andremo a vedere tra poco piattaforma, vediamo che la piattaforma ragiona in questo modo, cioè ci fa inserire il progetto anche semplicemente con il modulo del 50, quello lì dove c'è il 50% obbligatorio. È chiaro che poi ogni scuola si gestisce le percentuali in funzione di come pensa che siano le proprie esigenze e di come il team ha ragionato e ha valutato i bisogni formativi. Qualche idea pratica, cioè come possiamo portare avanti? Io qualche idea l'ho avuta, come tutti quanti voi, io vi dico le mie, voi direte le vostre, ovviamente. Io, avendo letto Potenziare, io sarei dell'idea che questa formazione deve servire soprattutto a potenziare piuttosto che a recuperare, anche perché poi tutto sommato non è che abbiamo, ci sembrano tanti soldi, ma non sono tanti soldi. Perché se noi andiamo a fare il calcolo mettendo l'ora del formatore, l'ora del tutor, il 40%, arriviamo al fatto che ogni ora pesa 158, quindi scarsi 160 euro, come il finanziamento medio delle scuole. Alcune scuole hanno anche molto di meno, qualcuno un po' di più, ma non tanto, è 60.000 euro al netto dell'importo del team del 10% che va scorporato perché non fa parte delle formazioni. Alla fine noi disponiamo di 300-400 ore di formazione, non è che sia questa esagerazione, corrispondono a 10 moduli PON, non c'è questo enorme incremento di formazione. E quindi se noi consideriamo che un percorso medio per avere una valenza deve durare una trentina di ore, possiamo mettere in piedi 10-12 corsi, quindi non possiamo fare una formazione di base diretta a tutti, cioè, non ci abbiamo numero sufficiente, oppure faremo degli interventi che alla fine non funzionano. Noi se abbiamo 400 ore, per esempio, potremmo decidere di fare 10 ore su 40 classi, si 10 ore per una classe, non si trasmette il messaggio STEM con 10 ore all'interno di una classe. Quindi che cosa possiamo inventarci? Utilizzare delle ore popolare, per esempio, strutturando poi quando apriranno la piattaforma di gestione per vedere come si può fare, per fare una specie di analisi all'interno delle classi, dove col pretesto di fare un minimo di intervento formativo di 4 ore, 5 ore, 6 ore, noi trasferiamo un messaggio, ma semplicemente che ci deve servire come veicolo per analizzare, come se fosse un schema, analizziamo il potenziale d'ingresso, inseriamo il blocco formativo e andiamo ad analizzare il potenziale d'uscita. Dopodiché, quelle che ci sono in ogni classe, 3, 4, 5 eccellenze, le preleviamo e le avviamo alla rimanente parte delle ore con percorsi pomeridiani. Così siamo sicuri di esserci assicurati nei percorsi pomeridiani quello che già è buono all'interno della classe e possiamo renderlo ottimo intervenendo su di loro. Perché vi ripeto, prima volta dopo 10 anni che si ritorna a parlare di potenziamento e non solo di recupero. Quindi questa potrebbe essere un'idea importante per quanto riguarda l'unione dei percorsi, uno screening di base sulle classi per tirare fuori le eccellenze e farle diventare i futuri ingegneri che porteranno l'Italia avanti in Europa. Stesso discorso per la parte relativa al multilinguismo. Possiamo usare una parte delle ore per fare una specie di indagine di livello all'interno delle classi, vedere chi ha un livello più alto, estrapolarlo, portarlo fuori nel pomeridiano e fargli fare dei corsi specializzati, orientati, come dice il progetto, alla certificazione. Come fargli fare la certificazione ci si pensa al momento, ma l'importante è che noi tiriamo fuori un certo numero di alunni potenzialmente capaci di utilizzare la lingua inglese un domani quando faranno, io ripeto la stessa cosa, gli ingegneri, e competeranno con i rumeni, con gli inglesi, con gli spagnoli, con i tedeschi e così via.
dello stesso progetto di EMU65 fanno parte delle competenze linguistiche dei musei. Perché anche, ovviamente anche loro hanno bisogno di avere anche i docenti, anche io ho i docenti, io mi sento da un docente. Abbiamo bisogno di una formazione linguistica migliore per poter poi dopo trasferire il concetto del CLID all'interno. In che modo è strutturato questo percorso? Abbiamo due categorie di percorso, la formazione linguistica per i docenti in servizio. Parla sempre di docenti in servizio. I percorsi sono di durata annuale, quindi vedremo tra poco cosa vuol dire. Quindi c'è un primo intervento che finalizzato al conseguimento di una certificazione partendo da un livello minimo. Io focalizzerei il discorso su B1, B2, perché per conseguire un C1, C2 le ore non sono sufficienti. Oppure, cioè non oppure, l'altro percorso che possiamo attivare è un percorso sulla metodologia. Quindi le due cose sono per forza assolutamente legate. Lo vedremo tra un secondo. I corsi sono annuali e sono rivolti a docenti in servizio. Questo vuol dire che i docenti, per poter partecipare, per essere positivamente destinatari di questo percorso, devono essere docenti a tempo indeterminato. Il docente a tempo determinato, purtroppo, è quasi automaticamente escluso da questo intervento, a meno che non si cominci con un docente che ha un incarico a tempo determinato per l'anno che si inizi a settembre e si finisca a giugno, il docente a tempo determinato difficilmente potrà partecipare. Quindi questo è un percorso diretto ai docenti di ruolo. Non abbiamo una specifica durata oraria e questo ci fa capire che il progetto è pensato in un certo modo, non è diviso per modi. Io potrei fare anche un unico percorso con tutte le ore che ho a disposizione. E non ho un grosso numero di docenti da raggiungere, devono essere almeno 5. Quindi io potrei utilizzare tutte le risorse per far conseguire l'attestazione di frequenza a 5 docenti. Quindi è anche questa cosa che è molto specifica, ci dice che il progetto non è diretto a una, diciamo, alla massa, a diffondere nella massa delle piccole nozioni di lingua, ma da prelevare quello che è già buono per renderlo eccellente. Quindi anche in questo caso si tende al potenziamento piuttosto che alla diffusione di massa di un insegnamento. Sono rivolti a tutti i docenti, tranne i docenti di lingue in generale della secondaria o di primo o di secondo ciclo. Quindi gli unici docenti che sono esclusi, a partire dall'infanzia fino alla secondaria di secondo grado, sono i docenti di lingua. Si presuppone che se sono docenti di lingua, la lingua la conoscono già, quindi perciò non è stato previsto il loro coinvolgimento. E sono mirati percorsi a potenziare sia la certificazione, come abbiamo visto prima, sia le competenze pedagogico e didattiche per l'insegnamento della lingua, della materia con le metodologie CLIL. Come si articolano i percorsi? Si articolano in maniera abbastanza varia, quindi in attività d'aula, attività laboratoriali, formazione sul campo, studio, approfondimento. Quindi la modalità la sceglie la scuola, quella di rinnovamento. I percorsi sono tenuti almeno da un formatore in possesso di competenze documentate sulla metodologia CLID. Quindi non basta essere madrelingua o avere il C1, ma bisogna che abbiano anche un minimo di competenze sulla metodologia CLID. L'importo orario è di 122 euro e anche questi 122 euro fanno scaturire il 40% di spese di gestione, con le quali possiamo sempre andarci a pagare un po' di personale e didattico, quelle piattaforme, quei contenuti didattici che le metteremo a disposizione dei docenti perché possono poi dopo crescere all'interno che abbiamo scelto. Anche in questo caso abbiamo lo stesso identico gruppo che abbiamo visto prima, pagato 34 euro all'ora per un massimo di 10%, fatto da interni, da tutori esperti, cioè da persone in grado di
fare la rilevazione dei bisogni, programmare, accompagnare le azioni, quindi anche i beni mi guardano già in maniera informale adesso, per poi dopo, in modo che possa cominciare a lavorare per l'inserimento, abbiamo tempo fino a febbraio, in modo che poi dopo ci troviamo con un percorso più o meno abbozzato, anche se al momento non importa, perché in piattaforma vedremo si mette una cosa molto vaga e molto limitata, però è importante che possiamo già cominciare ad acquisire da adesso il personale che poi lavorerà dopo con maggiore attenzione per il progetto. Anche qui abbiamo dei dubbi e delle criticità. Risolviamoli i primi. Praticamente il DM65, si dà questo progetto, richiama espressamente l'articolo 1 del comma 124 della legge, quella di Renzi per intenderci, che dice che le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni. Le singole istituzioni scolastiche quindi possono decidere come vogliono fare questa formazione. Triennalmente, ogni 3 anni, viene fuori un piano nazionale di formazione a cui bisogna più o meno attenersi, e quindi se noi diamo per buono queste cose nel piano di formazione che attualmente è in vigore, fa riferimento al sistema di crediti universitari. Questo per dire che cosa? Per dire che la formazione può essere in presenza o anche a distanza. Nel caso dei docenti non c'è l'obbligo della formazione. Si fa riferimento alla formazione di CFU o di CFA universitari, e in quella formazione è esplicitamente scritto tra le varie tipologie e metodologie che si possono applicare: formazione in presenza, formazione a distanza, ovviamente, e anche. Quindi non c'è l'obbligo della presenza per quanto riguarda questa formazione. Quali sono i dubbi? Formazione A e formazione B? Li abbiamo già più o meno visti, è destinato ai docenti di ruolo perché durano un anno e devono essere in servizio, e ovviamente su base volontaria perché non rientra nell'obbligo formativo, altrimenti nessuno dopo non deciderebbe a collegi di docenti. La modalità può essere scelta dalla scuola, quindi la scuola, se sceglie di farlo in presenza, online, in modalità mista, deve essere di durata proporzionale e funzionale. Questa è la cosa importante. Cioè, non devo fare N moduli, N cose, devo fare quello che voglio purché sia funzionale, perché io alla fine devo avere almeno 5 docenti che fanno il 70% di presenze all'interno del percorso a cui li ho assegnati. Quindi, in teoria, io potrei avere quanto avremo a disposizione. Sempre nei dubbi, e per quanto riguarda l'azione B, quella di CLIL, ovviamente sempre riservata a docenti di ruolo, sempre su base volontaria, può essere fatto anche questa cosa, non è chiara, con studio approfondimento anche individuale, quindi sì. Come il docente oppure per conto suo, e anche in questo caso non c'è un limite orario, ma non c'è neanche un limite minimo di docenti. Ho un refuso quando hanno scritto le linee guida, il che è normalissimo, non è che sa scrivere bene bene in italiano il ministero, però in questo caso non è citato il numero minimo di docenti, vuol dire che se rimane così, io potrei fare un percorso anche per un solo docente. E anche in questo caso qualche suggerimento pratico che nasce da che cosa possiamo inventarci dal discorso che alla fine, se noi facciamo 122 euro più il 40%, ogni ora pesa 100 euro poco più. Noi abbiamo avuto in media, togliendo il costo del team, 20.000 euro per studio, quindi ne possiamo fare 120-131 al massimo. Non c'è questa grossa cifra da spendere. E allora 120-130 ore, o tra virgolette, le sprechiamo per fare un'informazione di base che non serve a niente, oppure le concentriamo per formare pochi docenti, ma formati come si deve. Anche tenendo conto che se vogliamo mettere in atto un minimo percorso sulla metodologia CLIL, chi approccia la metodologia CLIL deve conoscere la lingua, quindi deve partire da una certificazione. Non c'è scritto, non è obbligatorio, non c'è scritto nulla. Ma se io non conosco l'inglese, come posso approcciare?
l'inglese per non dire tedesco, francese, eccetera. Come faccio ad affrontare una metodologia CLIL se io non conosco la lingua e non sono quindi certificabile almeno B2? E allora, che cosa possiamo inventarci? Anche in questo caso viene fuori una specie di discorso quasi obbligato. Coinvolgo tanti docenti, che gli faccio? 6 ore, 10 ore l'uno, non serve a niente, non imparano niente. Conviene individuare pochi docenti motivati in modo da dividere massimo 12, ma possono essere 10, così come possono essere 7, come possono essere 15. Queste sono idee, non è una cosa scritta in piattaforma. Che avvio massimo a due percorsi, è inutile farne di più. E scelgo dei docenti che partino almeno da un B1 certificato o comunque da un ottimo livello A2. Voi sapete che B1 lascia il tempo che trova, se no poi dopo non siete andati a fare i 6 mesi di vacanza, di stage in Inghilterra e avete appreso veramente l'uso della lingua. Quindi bisogna fare uno screening di partenza, individuare quei docenti che abbiano un buon livello di partenza e che quindi possano arrivare tranquillamente, senza problemi, ad un certificazione. Voi lo sapete, no? Nei tempi andati, per avere una certificazione di livello 2, B2, 6, e gli stessi docenti che hanno conseguito il livello 2, lasciamo stare se poi li facciamo certificare o non li facciamo certificare, se si vogliono certificare o no, noi quello che conta è la sostanza. Hanno raggiunto un livello B2, quindi sono in grado di approcciare anche l'interrogatore di base. Però se questi docenti si fanno 40-50 ore per raggiungere la certificazione e gli stessi docenti si fanno altre 30-40 ore per acquisire i rudimenti della metodologia CLIL, visto che noi il minimo è 5, siamo su 12, quindi siamo tranquillamente coperti, ci siamo formati 12 eccellenze che possono diffondere all'interno della scuola poi il messaggio CLIL come sistema didattico avanzato. Abbiamo raggiunto un doppio obiettivo, abbiamo formato coloro i quali possono, abbiamo fatto i 12 apostoli, è un caso che capita di 12. Ti ho scritto 12, ma è lo stesso discorso di 12 apostoli. Abbiamo formati 12 apostoli che poi spargeranno per tutta la scuola il loro verbo. E questo è lo spirito del 65, che viene integrato e potenziato dal DM 66, dove ci sono un po' più di soldini, perché abbiamo 450 milioni di euro, è diretto a tutte le scuole e anche alle paritarie, e questo è perdonatemi, è una battuta che ho fatto, la voglio ripetere, è destinato a tutto il personale della scuola, ma se dicono a tutto il personale della scuola, anche i collaboratori scolastici, cioè, pensare all'interno di questo progetto, lo vedremo quando arriveremo alla fase esecutivo. Il progetto, il piano ha come riferimento le competenze digitali, quindi ogni scuola è equiparata ad un nodo formativo, quindi ogni scuola fa la formazione per i propri docenti, ma potrebbe fare la formazione anche per altre scuole, nel caso se c'è bisogno, come tutte le scuole hanno un finanziamento, non dovrebbe essercene bisogno, però anche in questo caso potrebbe essere costituita una rete per uno scambio di buone pratiche, i miei docenti fanno formazione con altre scuole e i docenti dell'altra scuola fanno formazione ai miei, cose del genere, per esempio. La modalità di attuazione è sempre a costi semplificati, quindi anche qui abbiamo il discorso del 40% di spese di gestione. Come viene articolato il progetto? Abbiamo i percorsi di formazione sulla transizione digitale, che sono erogati, possono essere erogati in presenza o online o in modalità ibrida, purché siano sempre in modalità sincrona. Quello che prima, per quanto riguarda il multilinguismo dei docenti, abbiamo derivato dalla 107, nel DM 66 invece ci viene detto chiaramente: attenzione, questo tipo di percorso di formazione può essere tranquillamente utilizzato con modalità diverse di frequenza.
devono raggiungere, abbiamo un minimo di corsisti, che 15, tanti, sì, purtroppo tanti, però vedremo che ci serviranno, e riceveranno l'attestazione finale, quindi il corso verrà validato al raggiungimento della frequenza del 70% dei docenti di ogni docente. Conseguono l'attestato finale, questo ci apre un dubbio. Che vuol dire? Noi abbiamo avuto in questo caso, mentre per il progetto STEM, per il progetto del DM65, non ho parlato di target. Adesso che vedremo la piattaforma, vedremo che il target si è dato non solo ai partecipanti, quindi era inutile parlare di target. Qui ci viene dato un target sotto forma di numero di partecipanti. Quindi i 15 corsisti, che cosa vuol dire? Che il modulo, se non si fanno 15 attestati, ma è lo stesso, perché conta il numero finale degli attestati del target che ci hanno dato, oppure bisogna per forza di cosa raggiungere la validità del percorso e solo in questo caso possiamo sommare i docenti al target generale. Questa cosa non è dato sapere. Io credo che quello che faccia fede sia il target che ci hanno dato, quindi il modulo da 15. Se anche invece di 15 raggiungere l'attestato lo raggiungono in 10, non succede nulla, purché alla fine il totale di docenti che raggiungono l'attestato, docenti e personale intendo, sia almeno pari o superiore al target che ci è stato assegnato. Questi percorsi possono essere organizzati in più moduli, come il ciclo articolato di seminari, le modalità le sceglie la scuola. Questo è il primo tipo di intervento. Il secondo tipo di intervento è fatto di questo tipo di intervento, non sono esclusi i congressi, quindi all'inizio dei fondi europei, che i congressi, i convegni non fanno mai parte di formazione, ma sono esterne, è tenuto in questo caso da un formatore esperto, motivato da un tutor, vengono pagati 122 euro e 34 e ci sarà il 40% di spese. L'ora pesa tanto all'interno, cioè un'ora costa tanto di questa formazione. L'altra formazione che possiamo fare sono i laboratori di formazione sul campo. Bene, abbiamo comprato una marea di roba con classi come l'ABS. Quale occasione migliore per mettere i docenti in condizione di utilizzare tutte le tecnologie che abbiamo? Quindi possiamo fare formazione sul campo, ovviamente solo in presenza, sotto forma di tutoraggio, di mentoring, di coaching, tutto quello che ci viene in mente per trasferire ai docenti le competenze necessarie sul materiale didattico tecnologico, tra virgolette, STEM, che abbiamo comperato con Classroom. In questo caso il numero minimo è 5, quindi un po' ridotto, e anche in questo caso conseguono l'attestato finale. Anche in questo caso, come direbbe Totò, è la somma. Secondo me, se sommando i vari percorsi che facciamo, riusciamo ad arrivare al target di docenti che hanno fatto il presente, i corsi ci verranno quindi, dicevo, possiamo fare più incontri, anche un unico incontro. Ripeto, anche in questo progetto non abbiamo orari, cioè l'orario non ci viene dato, è la scuola che decide di quante ore è l'esecutiva. Di quello che vedremo tra poco essere ancora un nome diverso dello stesso organismo, cioè possono essere articolati in incontri, in cicli di workshop, e i docenti, i formatori devono avere le competenze digitali documentate. In questo caso c'è la laurea non viene menzionata, quindi non è più di accesso, sarà un titolo ovviamente di valutazione, ma quello che conta sono le competenze delle persone che vengono a fare da formatori, e quindi i percorsi possono essere organizzati anche in più argomenti. Qua entra lo spirito ludico di Mario Schember, tipo fare un laboratorio per insegnare ai ragazzi, ai docenti, come funziona un software che hanno comprato, oppure come funziona un monitor, un tavolo
interattivo, come si fa un programma manuale digitalizzato nel caso di una segreteria, o come si pulisce l'aula con l'aspiratore Dyson o con il colletto nel caso di un collaboratore scolastico avviato alla digitalizzazione della scuola. Anche i laboratori sul campo costano la stessa cosa, 122, 34, cioè 40%. Qui abbiamo un vincolo, il 30% almeno deve essere dedicato a questi laboratori. Per analogia al discorso precedente, in teoria noi potremmo anche fare, visto che è l'unico vincolo che abbiamo, potremmo anche fare tutti esclusivamente il laboratorio e lasciare perdere la parte formativa, quella di fatto online. Adesso il team non si chiama più team, non si chiama più gruppo di lavoro, si chiama comunità di pratiche per l'apprendimento. Cioè è sempre lo stesso numero di docenti che in questo caso, mi è scappato una risata. Un gruppo di lavoro formato da tutor interni e anche integrato da esperti esterni con il compito di promuovere la ricerca, la produzione, la condivisione, scambio di contenuti digitali, strategie, metodologie, pratiche. Avrebbe detto a Roma, ma che vuol dire? Cioè, che vuole dire? Che ci stanno dicendo? Che devono fare questi signori? Di tutto, di più. Ma praticamente è il solito discorso di dire tante parole per dire una cosa che non si può realizzare. Partendo dall'avvocato Zeccagarbugli di Manzoniana memoria, più parlo, più posso far veicolare messaggi che non significa. Non significa nulla, perché sono tutte cose praticamente irrealizzabili. Che cosa devono fare questi signori? La stessa cosa che ha fatto il team per gli altri per l'espressione, o che starà facendo il gruppo di lavoro per gli M65, cioè programmare, organizzare, verificare quali sono i fabbisogni, individuare i percorsi formativi che vogliamo mettere in atto, quali sono i destinatari dei percorsi formativi, valutando un po' le esigenze, le necessità e i bisogni dei docenti. Quindi c'è bisogno anche di una motivazione che vedremo tra poco e cercare di invogliare i docenti a partecipare perché oltretutto continuerebbe questa cosa che stava scritto prima, le comunità di pratiche per l'apprendimento può favorire il raccordo anche tramite tavoli di lavoro congiunti con altre scuole a livello locale, regionale, nazionale, poi ve la vedete. I tavoli di lavoro tra più scuole che sono in regione di Equipari, non si sono dette Mario, queste cose. scusami se ti interrompo, ma devi cercare di rimanere più diretto di fronte al monitor perché l'audio non è molto buono. Con l'occasione, ti ricordo che stiamo andando un po' lunghi come tempo, recuperiamo il Sì, noi ritardo. recuperiamo sulle piattaforme perché non. Sì, Finito e questo argomento, scuola. indicativamente il webinar si concluderà dopo le 17:15, 17:20, recuperiamo il ritardo iniziale. Va bene? La Grazie. facciamo. Quindi, dicevamo, in questo caso il costo di questo gruppo è pari a 34 euro. Il paltò di Napoleone, perché vuol dire? Che cosa abbiamo avuto noi e che cosa dobbiamo fare? Noi dovremmo fare gestione didattica e tecnica degli ambienti, che cosa possiamo fare? Aggiornamento del curriculum scolastico, nuove metodologie, pratiche innovative, didattica, insegnamento dell'informatica, potenziamento delle discipline scientifiche, cybersicurezza, competenze per l'utilizzo etico dell'artificiale, cioè tutta un'area di cose, è inutile che ve le sto ad elencare, sono quelle riportate all'interno del progetto leadership dell'innovazione, digitalizzazione amministrativa è una marea di cose, ma noi quanto abbiamo avuto 60, in media 60.000 euro, togliamone 10.000 per il team, ne rimangono 50.000. Ogni ora, facendo la somma, arriva a pesare circa 220 euro, per cui noi all'incirca ogni scuola avrà a disposizione 220 ore, quindi in media all'incirca 8-9 corsi. Quindi è inutile pensare a fare delle cose assurde. Ne dobbiamo fare poche e le dobbiamo fare ben mirate e soprattutto motivate. Il target che abbiamo avuto, se avete visto, è molto elevato, supera sempre il 50%
del personale della scuola. Quindi 15 docenti personale per percorso ci vogliono, tenendo conto che ci sarà qualche defezione, se no rischiamo di non raggiungere il target finale. E per coinvolgere tutti questi docenti bisogna inventarsi delle motivazioni. Una motivazione potrebbe essere quella di invogliare i docenti facendo prima gli EM66, quindi prima certificandoli e poi facendoli partecipare come formatori agli EM65, oppure trasferendoli i percorsi in posti veramente specializzati e professionati, accattivanti, tipo presso università, poli tecnologici, tipo in realtà come Città della Scienza a Napoli, oppure su territori che dal punto di vista ambientale sono interessanti, oppure per esempio con materiale didattico, fornendo loro dei contenuti didattici, delle piattaforme didattiche che poi rimarranno per il loro lavoro specifico. Quindi abbiamo bisogno di motivare in qualche modo i docenti per poter assicurare la partecipazione. La gestione. Tutto questo che ci siamo detti fa parte di quello che sarà il progetto in fase esecutiva, perché al momento le piattaforme ci consentono di inserire un unico modulo generico che può prevedere un po' di cose varie, ma è comunque un unico modulo. Questo modulo ci serve semplicemente per individuare e bloccare il livello di spesa. Quello che effettivamente sarà poi dopo la programmazione, cioè lo spacchettamento di questo modulo in vari percorsi, si farà dopo. Chi lo farà? Lo farà il team, il gruppo di lavoro che è stato informalmente individuato adesso, che ha già fatto un'analisi del fabbisogno e che poi successivamente spacchetterà quest'unico modulo in tanti moduli formativi in funzione del fabbisogno dei docenti. Come troveremo il personale per formare i docenti? Sempre comunque attraverso procedure selettive. Ovviamente nessuno può essere individuato direttamente. Il personale scolastico interno risente dello stesso problema di dispersione di classroom e di labs, ovvero sia per poter avere un incarico, gli amministrativi, il DS, il DSGA, devono assumere incarichi che siano effettivi, che non siano rientranti nel loro lavoro ordinario, siano strettamente connessi ed essenziali all'effettivo raggiungimento del target. Quindi utilizzeremo gli stessi escamotage che abbiamo utilizzato per l'espressione del classroom e per labs per individuare il personale interno, che verrà pagato secondo la parte normativa del contratto nazionale di lavoro in vigore. Al momento non si sa ancora se il nuovo contratto verrà firmato, quando verrà firmato o no, ma nel momento in cui dovesse essere firmato, saranno quelli gli importi che potremo corrispondere agli amministrativi, al DS, al DSGA, ai collaboratori scolastici. Una cosa invece interessante da tenere presente è proprio in merito alla selezione del personale, perché noi stiamo parlando di formare personale docente. Proprio in funzione del personale docente, già dalle prime linee guida 815 del 2017 che sono emanate in concomitanza del 60-76, i snodi formativi, fu detto che per particolari e motivate occasioni ci sono il Ministero emana delle disposizioni specifiche. In questo caso, le scuole che sono titolari di progetti che svolgono una funzione per la formazione del personale a livello territoriale, nazionale o in favore di diverse scuole, però funzione formazione del personale al fine di garantire esperti di alto livello, si prevede direttamente l'adozione di procedure ad evidenza pubblica senza previa ricerca del personale interno. Quindi noi per la parte linguistica del DM65 dei docenti e per tutto il progetto relativo alla transizione digitale di docenti, noi possiamo tranquillamente rivolgerci direttamente, senza prima esperire una selezione interna, all'esterno, andare all'esterno. E chi possiamo reclutare all'esterno? Si conferma la possibilità di affidare a soggetti esterni il percorso formativo proprio in ragione della sua complessità.
Quindi università, associazioni, enti di formazione, esperti della materia, enti accreditati al MIUR e così via, ricorrendo direttamente a quello che allora era il codice degli appalti 50-2016 che adesso è diventato 36-2023. Quindi noi possiamo reclutare direttamente gli esperti attraverso il reclutamento di un, attraverso un affidamento diretto. Ai sensi dell'articolo 36 del 2020 e dell'articolo 50 del codice di 2023, individuare direttamente un soggetto giuridico che ci metta a disposizione gli esperti. A questo soggetto giuridico, che co cosa possiamo affidare? Anche l'intero progetto, tutto l'intero progetto formato però da la parte formativa e la parte di materiale didattico barra spese di gestione correlate. Quindi tutto tranne cosa? Una piccola parte, quella che deve rimanere ad esclusivo carico e responsabilità dell'istituzione scolastica, cioè la direzione dei percorsi di SPA. O se ci serve un amministrativo, un paio di collaboratori, questa parte non può essere affidata all'esterno, ma tutto quello che è la formazione e la rimanente parte del 40% dei costi indiretti, noi possiamo tranquillamente, con una procedura di affidamento diretto, affidarla ad un soggetto giuridico esterno, con buona pace del DS e del DSGA, che avranno un contratto, una fattura, due mandati e hanno risolto il problema di tutto quello che è la parte complessa di quelle che sono le liste. La stessa disposizione, giusto per essere rientrare nel recente, è stata richiamata anche dalle linee guida dell'ottobre 2020, quindi recentemente, che hanno detto esattamente la stessa cosa. Al fine di garantire esperti di alto livello, si prevede direttamente l'adozione di procedure di evidenza pubblica senza previa ricerca di personale interno. Quindi non abbiamo bisogno di fare avviso interno. Anche perché trovare docenti in grado di altri docenti all'interno è abbastanza. Delle candidature, per delle piattaforme di candidatura, vediamo semplicemente le cose essenziali se non sforiamo di definire entro 8 minuti al massimo. Quali sono le cose essenziali delle piattaforme? Le piattaforme sono tutte uguali, sono assolutamente identiche a chi ha fatto STEM, a chi ha fatto l'espressione. Quindi si entra nella piattaforma, si inseriscono i dati del dirigente, se non sono già inseriti o comunque si controllano, si inserisce il progetto e si genera il CUP. Per il CUP c'è il template, quindi l'unica cosa da fare è scegliere, andare sulla piattaforma CUP Web, andando anche direttamente dal link che trovate in piattaforma, inserite il username e la password della piattaforma. Andate avanti, la piattaforma vi guida in tutto, il 90% dei campi sono già combinati. Quello che dovete inserire voi, che potrebbe suscitare qualche dubbio, è il valore del target previsto a livello di progetto. Come vi dicevo prima, noi qui abbiamo avuto, se parliamo di STEM multilinguismo, abbiamo avuto target non come numero di alunni o come numero di docenti da formare, ma come numero minimo di corsi da attivare. Nella piattaforma stessa, adesso che andiamo avanti lo vedremo, il numero minimo è 1. Quindi metteremo qui un 1 come minimo di progetti di orientamento STEM, 1 come numero minimo di progetti di lingua erogati. Come data di chiusura metteremo il 30 giugno 2025, che è la data limite stabilita dallo stesso decreto. E quindi l'unico dubbio che poteva esserci era quello lì, che devo inserire come target 1. Selezionate il decreto decreto 65, perché è quello di riferimento. Gli altri campi ve li trovate già inseriti oppure non obbligatori perché non c'è l'asterisco. Non ci pensate proprio a generare un CUP master, se no ve lo porterete a vita come un incubo appresso. Quindi saltate il discorso del CUP master, non è obbligatorio. Inserite la denominazione del vostro istituto, una descrizione molto breve del progetto che state realizzando. Cliccando sulla lente potete inserire la regione, il comune dove si trova la scuola come residenza, se necessiterete l'indirizzo. Nella schermata successiva non dovete mettere niente perché è già tutto compilato.
L'emergenza Covid no, per fortuna è finita, quindi metterete no quando dite l'emergenza Covid, andrete avanti nella generazione, inserirete il valore che vi è stato finanziato al lordo dell'IVA, che non è come l'EPA o sì, no, si mette il valore al netto dell'IVA, si mette al lordo dell'IVA, l'esatto valore che vi è stato finanziato, salvate e andate alla schermata successiva. Dovrete compilare. Ovviamente, vi dicevo, il legale rappresentante il dirigente, il referente del progetto e andate alla definizione degli interventi. Una parola sui partner, perché c'è una grossa confusione. Una cosa sono i partner di progetto, una cosa è il partenariato pubblico-privato. Il partenariato, che a volte il Ministero usa come parola, non ha nulla a che vedere. È un errore lessicale del Ministero, di partner di progetto. Partenariato è tutta un'altra cosa che non ha nulla a che vedere con questo progetto. I partner li potete inserire o non inserire, ma chi sono i partner? Sono coloro i quali lavorano con noi a titolo gratuito. Quindi, se avete delle persone che al momento lavorano gratuito, li potete anche inserire. Se no, se invece avete in mente delle persone che lavoreranno con noi a titolo oneroso perché affideremo loro la formazione o altre cose, non inserite adesso, verranno reclutati successivamente e saranno dei soggetti giuridici a cui affidiamo una parte. Tanto se li mettete qui, non è che vi risparmiate poi la procedura di affidamento se oltre ad essere partner a titolo non oneroso dovessero diventare partner a titolo oneroso. Il fatto che li avete inseriti qui non vuol dire nulla. Per reclutarli dovrete sempre fare una procedura di affidamento successivamente. Allora, tanto vale. Se abbiamo che lavorano gratuitamente, ce li mettiamo. Se non ce li abbiamo, non ce li mettiamo. Evitiamo di perdere tempo. Procediamo. La cosa importante da vedere è questa qui, che è uguale per tutte le piattaforme, cioè l'inserimento dei percorsi. Come vedete, non c'è la possibilità di differenziare i percorsi. Per ogni tipologia di intervento formativo c'è un solo percorso. Quindi a che cosa ci serve? Ci serve semplicemente a definire la quantità di denaro che vogliamo destinare a quella tipologia di formazione. Questa quantità di denaro la spacchetteremo poi in varie edizioni. Adesso ne faremo uno solo, tipo se ci clicchiamo su prima, dove inseriremo un numero di destinatari. I destinatari partecipanti non influenzano la spesa, quindi metterci. Individueremo il numero di ore che dovranno essere fatte, che ovviamente darà luogo alla quantità dell'area formativa, da cui scende direttamente, in questo caso 904, il 40% dell'area dei costi diretti. Se abbiamo bisogno di mensa, inseriremo il valore della mensa, dopodiché inseriremo quante percorsi, tutti identici a questo vogliamo fare. L'importo totale è di 44.295, in questo caso che andremo a confermare, sarà l'importo che io ho, tra virgolette, bloccato, fermo restando che senza stravolgere il progetto può sempre essere poi modificato in fase di esecuzione, ma sto semplicemente dicendo che questa prima area formativa io voglio spendere 44.000 euro e posso fare la stessa cosa per tutti gli altri percorsi, andando ad inserire i percorsi di mentor, quelli là dedicati alle famiglie, sempre un solo percorso e mi blocco in questo caso una cifra, i percorsi linguistici mi blocco un'altra cifra. Quando ho superato il 90% dell'importo finanziato in questi primi tre percorsi, di cui vediamo tra un secondo che ne posso inserire anche uno solo, si attiva per differenza la quantità del team. Quindi io adesso su un progetto totale sto destinando 6.530 euro al team. Mi sta bene? Ok, sono troppo pochi, devo togliere un po' di formazione. Sono troppi, devo aggiungere un po' di formazione. E quindi con questo giochino tipo delle tre carte, io alla fine ottengo il valore che voglio destinare al team. Quindi quando sono arrivato al valore giusto, ci clicco sopra sulla cartellina e confermo il valore che la piattaforma mi predispone. E in questo modo ho chiuso il budget del progetto.
ovviamente in qualsiasi momento la posso rimettere in lavorazione e cambiarla. Allo stesso modo, io potrei inserire, per esempio, se volessi, perciò lo dicevo prima, prendermi tutti i soldi per un unico percorso. Solo del primo percorso dove abbiamo il limite, metto 75, metto 16 percorsi per un totale di 75.000 euro, quindi inserisco la parte relativa al gruppo di progetto e non ho gli altri due percorsi, non li ho scelti, la piattaforma mi fa andare avanti tranquillamente, quindi non sono obbligato a fare per forza tutte e tre le cose. Devo mantenere il 50% minimo del primo percorso, ma mantenere il 50% minimo vuol dire che posso fare anche il 90% e gli altri non li faccio. Ovviamente, ognuno si regola secondo le esigenze della cosa. Poi devo andare a compilare ovviamente tutte le iscrizioni che ci sono inserite, ma questo lascio a voi, tramite me, a compilare le cose delle attività che deve fare. Alla fine, quindi, completo l'intervento A. Una volta che ho completato l'intervento A, posso passare all'intervento B, che funziona esattamente quello sui docenti, esattamente allo stesso modo. Arrivo all'importo importi, in questo caso, come vedete, c'è un solo modulo da inserire che comprende sia CLIL che percorsi certificabili. Ci clicco sopra, inserisco il valore fino ad ottenere, in questo caso, 23.000 euro. Confermo, i 23.000 euro mi danno a disposizione 2.000 euro circa. Per quanto riguarda il team, mi sta bene questi 2.000 euro, clicco sul team e confermo il valore del team. Quindi non c'è nessuno, al momento non c'è nessuna differenziazione da fare. L'ultima cosa che per quanto riguarda però questo percorso è che bisogna andare a definire dei percorsi che io ho scelto, come li voglio distribuire. Potrei avere scelto quattro percorsi e farne per esempio due di B1, di B1 e due di B2. Potrei avere scelto un solo percorso e farne tutto di B1, oppure potrei avere scelto un percorso linguistico e qui sotto c'è la possibilità di inserire un percorso PIL. Devo semplicemente dire che cosa voglio fare. Supponendo che abbiamo utilizzato la mia idea, che abbiamo fatto due moduli diversi, due moduli diretti al B2 e poi due moduli oppure anche un solo modulo perché le CLIL possono racchiudere tutti i docenti in un unico modulo che se tutti i docenti che hanno raggiunto il livello B2 diretti in un unico modulo, quindi per esempio faccio due percorsi da 6 per tesi al raggiungimento del B2, dopodiché di questi 12 docenti che ho inserito nei due moduli ne sono venuti fuori 10, raccolgo tutti e 10 e faccio un unico modulo. Per quanto riguarda la metodologia, quindi posso decidere io in vari modi. La cosa importante che vi dicevo è che i target sono uno e uno, quindi non ci sono target strani. Noi dobbiamo mantenere un modulo STEM, quello che abbiamo messo nel cubo, un modulo di tecnologie linguistiche. Non abbiamo bisogno di altro. Andiamo avanti, scarichiamo il progetto, lo firmiamo digitalmente e lo carichiamo. E lo inviamo. E abbiamo inviato. E abbiamo cominciato. Adesso aspettiamo che arrivi la. Per la formazione del personale è assolutamente identico. L'unica cosa diversa è nel CUP il valore target, perché noi qui abbiamo avuto un target come quantità 87, 85, 60, 92. Qui metteremo il valore di docenti minimo che dobbiamo formare e ovviamente sempre la data ultima che ci dà il progetto. Anche in questo caso andiamo ad inserire, abbiamo solo due moduli, o la formazione, quella lì che può essere in presenza o online, e per un minimo di 30% i laboratori sul campo. Stesso discorso, sono generici, un unico modulo che ripartiamo tra numero di ore e numero di edizioni in modo da ottenere il valore desiderato che vogliamo bloccare finanziariamente per questo modo. Andiamo a compilare ovviamente anche qui tutti i campi descrittivi e qui vedete abbiamo il target. In questo caso ci è stato dato un target di 85, quindi lo dovremo raggiungere e per arrivare al 70% della formazione, almeno 85 docenti. Anche in questo caso
selezioniamo, scarichiamo il progetto, lo firmiamo digitalmente, freghiamo le caselle delle autodichiarazioni e inviamo. E praticamente abbiamo concluso. Io interrompo la condivisione se ci riesco. Grazie Mario, prima di passare la parola a Anna, tre domande che credo siano veloci. La prima, per questi due DM, come vengono attribuiti DS, DSGA e collaboratori interni? Vengono retribuiti dai costi indiretti secondo contratto nazionale di lavoro. Ok, Il non c'è DS e il DSGA possono un essere individuati direttamente agli rapporto. amministrativi con una richiesta di disponibilità. Non si può attingere quindi al 40%. Sì, costi indiretti. Ah, ok, va bene. Loro, E... il team o il gruppo di la comunità di buone pratiche, come l'ha chiamato il Ministero, quelli hanno i loro costi riservati, 34 euro l'ora, e sono docenti interni, esterni, anche amministrativi, che fanno parte di quel gruppo lì, ma fanno parte perché devono fare quel lavoro lì. Il DS, il DSGA, l'amministrativo che si occupa di contabilità, che fa un altro lavoro, verrà retribuito da costi indiretti. È chiaro che laddove c'è disponibilità finanziaria, per esempio nel discorso dei progetti, mentre invece occorre molta disponibilità di costi indiretti perché c'è da acquistare molto materiale didattico, i formatori e tutto il resto, il DS, il DSGA e l'amministrativo lo possiamo far partecipare al gruppo, alla comunità di buone pratiche e lo retribuiamo da quella. È la scuola che si deve gestire la retribuzione in funzione di quello che gli serve. Sui Ok. progetti, su DM65 le risorse del gruppo sono poche e quindi è difficile trovare collocazione anche per il DSGA nel gruppo di progetto. Per il DM66 invece che il 20% è un po' di più, quindi è possibile retribuire i docenti, il dirigente DSGA e amministrativi anche all'interno del gruppo di comunità di buone pratiche. Sempre dal 40% è possibile attingere per acquistare Lego Spike Robot. Che siano finalizzati al percorso formativo. Ok, quindi è possibile È questo, possibile. coerentemente con le attività che vengono Con le attività. proposte. È chiaro che ne abbiamo comprati tanti ultimamente, quindi non so se ci servono No, ancora. certo. E invece per l'intervento B previsto dal DM65, è specifico solo per il CRIL o possono essere attivati corsi anche per il potenziamento linguistico? No, no, anche per il potenziamento lì abbiamo due azioni, una diretta al potenziamento linguistico, quindi alla certificazione, e l'altra diretta alla didattica CLIL. Tant'è vero che abbiamo detto che per fare didattica CLIL bisogna partire almeno da un B2, quindi la cosa più semplice è preferire un gruppo di docenti, farli arrivare alla certificazione B2, in modo che poi da lì in poi partecipano alla parte CLIL del percorso. Ok, grazie e lascio la parola a Anna per la parte di proposta di casa editrice. Grazie Mario, grazie Marco, grazie a tutti. Allora io condivido il mio schermo e torniamo appunto a parlare del DM65. Quindi come diceva giusto adesso Mario, abbiamo le due linee di intervento, la A per gli studenti e la B per i docenti. E quindi andiamo, diciamo, passo passo a vedere quelle che sono le nostre proposte, quello che Sanoma, come Learning Academy potrà offrire alle scuole. Allora, per quanto riguarda la linea A per gli studenti e le studentesse, noi potremo, erogare dei corsi in presenza, da valutare però previa disponibilità di esperti sul territorio e soprattutto anche in base al numero di edizioni da attivare. Questo perché noi abbiamo, soprattutto in questi anni di didattica a distanza e di formazioni ormai esclusivamente online, molti esperti dislocati un po' in tutta Italia, ma non è detto che ovviamente su ogni tematica all'interno di ogni regione ci sia un numero congruo di esperti. Quindi contattateci e vi sapremo dire se potremo venire nella vostra scuola. Diversamente,
offrire, quello che comunque possiamo offrire indipendentemente dalle sessioni in presenza, sono invece piattaforme e materiali didattici pensati per consentire comunque, nel caso in cui foste voi gli esperti, ad esempio all'interno delle vostre scuole, di attingere dei materiali per erogare queste ore di formazione ai vostri studenti. Tutte queste piattaforme che vedete elencate qui rientrano ovviamente nel finanziamento possibile del 40%. Per la scuola primaria, le scorro rapidamente, abbiamo una piattaforma per la matematica che è adattiva, quindi risponde in maniera intelligente a seconda di quelli che sono i feedback che danno i ragazzi. E una piattaforma che si chiama Learning Hub, che troverete poi nei vari ordini di scuola, che è proprio realizzata sui temi che il DM65 tratta, quindi in particolare tutto il comparto STEM, il digitale, la sostenibilità e per quanto riguarda anche la scuola secondaria di primo grado, l'orientamento, perché come sapete anche questo ovviamente parlando di STEM si parla anche molto appunto di orientamento alle STEM. Sempre per la scuola secondaria di primo grado è disponibile una piattaforma che si chiama Smart Class, che è disponibile anche poi per le superiori, pensata proprio per anche il ripasso, il recupero, il potenziamento, oltre che l'inclusione, ed è aperta a tutte le discipline, quindi ovviamente sarà possibile in qualche modo accedere alle discipline scientifiche. Abbiamo poi un percorso che si chiama OnLife, che è una sorta di patentino digitale per la cittadinanza digitale, proprio basato sul DigComp 2.2, quindi un percorso per i ragazzi o della scuola secondaria di primo grado o per la scuola secondaria di secondo grado, perché diciamo, sono costruiti in maniera differente e adatti ai due tipi di scuola, proprio per educare i ragazzi a un uso consapevole del digitale anche in ottica. Diciamo, diciamo per diventare in qualche modo cittadini del domani, che tutti i giorni dovranno in qualche modo avere a che fare con il digitale. Infine, due percorsi, due piattaforme solo per la scuola secondaria di secondo grado. La prima è MATICS, che è una piattaforma per il primo biennio della scuola superiore, dedicata ovviamente alla matematica, come dice il nome, e poi invece un test che si chiama Motiva, che è un test pensato per diciamo, scoprire quali sono poi i propri orientamenti verso il futuro. Quindi anche in questo caso può essere utile per orientare i ragazzi e le ragazze all'orientamento delle scelte universitarie e quindi di nuovo ecco che ritorna il tema orientamento STEM e digitale. Per tutti questi prodotti noi offriamo insieme anche dei materiali a supporto dei docenti, quindi anche materiali in autoformazione come una serie di piattaforme, proprio per essere, come dire, padroni di questi contenuti e poterli poi in qualche modo erogare ai propri studenti. Per quanto invece riguarda sempre per gli studenti e studentesse, la parte invece di competenze multilinguistiche, trovate elencati tre prodotti. Il primo si chiama Mondly Works ed è una piattaforma per l'apprendimento di 41 lingue. Questo che cosa vuol dire? Che è possibile scegliere fino a 41 lingue sia in entrata sia in uscita e il livello di uscita però diciamo è più dedicato per, se vogliamo, la scuola primaria, la scuola media perché arriviamo fino a un livello A2 più. Questo è molto utile anche per tutti gli studenti non italiani, quindi i nuovi arrivati in Italia, che quindi magari hanno una lingua in ingresso che può essere per esempio l'ucraino, il rumeno o lo spagnolo, e poi dovranno imparare una lingua in uscita che può essere l'inglese, il francese, il tedesco e così via. È disponibile sia come software, quindi come piattaforma online, sia come app scaricabile quindi sullo smartphone. Ci sono poi due ulteriori piattaforme, una per il francese che si chiama Espacef e l'altra per l'inglese che si chiama English Hub. Anche in questo caso parliamo di materiali finanziabili dal 40%. Per quanto invece riguarda un progetto un po' particolare che noi abbiamo costruito in questo 2023, inizio 2024, per la costruzione dei laboratori di robotica, quindi parliamo di laboratori allestiti con Scuola 4.0, abbiamo a disposizione una certificazione di programmazione robotica che possiamo offrire a tutte quelle scuole che appunto si fossero dotate, grazie a Scuola 4.0, delle celle robotiche FANUC. Quindi in questo caso vi invitiamo a contattarci direttamente
appuntamento perché potremo spiegarvi in che modo potrete usufruire di questi finanziamenti e dare la possibilità ai ragazzi di accedere anche alla certificazione di programmazione robotica. Vediamo invece la linea intervento B, quindi sempre DM65 linea intervento B per gli insegnanti. Quindi parliamo di corsi di formazione con esperti che noi erogheremo sostanzialmente online, salvo anche qui presenza possibile di esperti in loco e sapendo che appunto si devono attivare almeno un corso per ogni tipologia, quindi uno di lingue e uno di CLIL. Per quanto riguarda i corsi di lingua, offriamo la possibilità di fare dei corsi di lingua inglese in collaborazione con Wall Street English, che immagino conosciate tutti, sono dei centri di formazione specializzati, diffusi su tutto il territorio nazionale, e noi potremo offrire, diciamo, un modulo di formazione per i, diciamo, che coprirà un livello, quindi appunto, come diceva Mario prima, dalla B2 al B1, dal B1 al B2, o qualsiasi altro livello potesse servire, con 36 ore in sincrono con l'esperto, che ovviamente è un esperto madrelingua o comunque certificato C1, o bilingue, scusate, più tutta una serie di materiali in studio autonomo su una piattaforma dedicata e un libro digitale. Prima di cominciare il corso viene effettuato un test di ingresso proprio per creare dei gruppi omogenei di insegnanti e verrà rilasciata alla fine un'attestazione del passaggio di livello. Anche in questo caso, ovviamente, appunto, si potrà diciamo, finanziare il percorso con il costo orario di 122 euro più un 40%, una quota parte, diciamo, del 40% dei costi ammissibili. Per questi corsi noi abbiamo immaginato dei gruppi ristretti di partecipanti, quindi sapete che il minimo è 5, abbiamo identificato un numero massimo di 7 partecipanti, proprio perché vogliamo che siano persone, come diceva Mario prima, fortemente motivate e che in questo modo riescono a completare in maniera coerente e completa tutto il percorso senza, diciamo, troppe dispersioni. In questo modo anche, come dire, l'insegnante potrà gestire meglio il gruppo non troppo allargato di insegnanti. È una scelta che ovviamente abbiamo fatto, ma coerente anche un po' con quella che è la qualità che offre di solito Wall Street English. Per quanto invece riguarda i percorsi di formazione CLIL, non abbiamo un vincolo di ore, nel senso che poi dipenderà ovviamente dal budget che hanno le singole scuole e quanto vorranno dedicare al CLIL, ma ci immaginiamo che per un corso annuale servano minimo 20 ore, diciamo, tra le 20 e le 30 ore, poi eventualmente si potrà salire, ma almeno tra le 20 e le 30 ore di formazione online, a cui ovviamente noi abbineremo una piattaforma proprio sulla metodologia CLIL. Quindi in questo caso dipenderà un po' anche dal budget che avete stanziato per questo corso e potremo adattare il progetto alle vostre esigenze. Veniamo invece al DM66, quindi a quello dedicato alla formazione del personale scolastico per la transizione digitale. Noi qui potremo offrire una vasta gamma di percorsi di formazione, anche in questo caso proporremo sicuramente la formazione online, ma se ci fosse necessità in qualche caso di erogare corsi in presenza, potremo valutarlo insieme, ovviamente caso per caso, se ci scriverete, se avremo un formatore in loco che potrà venire direttamente a scuola. Qui le tematiche sono davvero tante, come vedete, spaziamo dalla gestione degli ambienti di apprendimento all'uso della realtà virtuale, del metaverso, a tutto quello che è l'intelligenza artificiale, di cui ovviamente si sta parlando molto, le STEM, quindi tutto quello che riguarda sia come dire, la metodologia, ma anche la progettazione didattica relativa. Dei corsi specifici, per esempio, sul pensiero matematico e sulle didattiche innovative connesse, un percorso di fisica con Arduino, nel caso aveste, per esempio, allestito anche dei laboratori con Arduino, tutta anche una serie di percorsi legate al debate, abbinato alle STEM o all'educazione civica, la cittadinanza digitale, la sicurezza online, che ovviamente è fondamentale non solo per gli studenti, come dicevamo prima, quando vi parlavo
parlavo di online, ma ovviamente anche molto per gli insegnanti che poi devono avere a che fare con questi strumenti, e poi dei percorsi dedicati proprio sul DigiComp 2.2 e il DigiComp Edu, quindi per rendere in qualche modo competenti anche gli insegnanti su queste tematiche fondamentali, in modo che poi a cascata le possano anche, come dire, diffondere presso i propri studenti. Per quanto invece riguarda i percorsi di formazione sul campo, stiamo ragionando su due progetti su cui potremo darvi maggiori informazioni se ci scriverete, uno per la zona di Torino e uno per la zona di Napoli. Sono appunto dei laboratori che vorremmo fare in presenza con diciamo, utilizzo di metodologia tinkering e per cui appunto, gli insegnanti potranno diciamo, partecipare in presenza presso una serie di istituzioni che stiamo andando a identificare sul territorio. Come sempre, noi ovviamente siamo a disposizione, anche grazie al contributo e alla consulenza di Mario Schemmer, per supportarvi in tutto e per tutto, dalla progettazione alla realizzazione dei percorsi. Quindi vi invito a contattarci alla mail formazione@sanoma.com o a contattare il nostro rappresentante commerciale di zona. E se avrete bisogno appunto anche di una consulenza specifica di Mario, siamo ovviamente a disposizione per guidarvi insieme in questo percorso. Qui trovate anche indicati quelli che sono i nostri collaboratori, i nostri partner, gli autori con cui costantemente noi collaboriamo e che nello specifico per questi due progetti di M65 e di M66 sono diciamo, stati e saranno testimoni ovviamente fondamentali e protagonisti anche in questa attività di formazione. Quindi, come vedete, nomi che non hanno tanto bisogno di presentazioni e che spero che potranno far parte anche delle attività che vorrete mettere in campo nelle vostre scuole. Io a questo punto vi ringrazio, ho terminato. Se ci sono delle domande, sono a disposizione, se no, rilascio la parola al collega Marco Garena. Grazie. Grazie Anna, io credo che possiamo chiudere a questo punto questo momento di formazione e di informazione. Siamo andati un po' più lunghi, ma credo sia stato per voi un momento importante e prezioso di raccolta di dati. Ringrazio moltissimo l'ingegnere Schembe della sua collaborazione, ringrazio Anna. E vi auguro di lavorare al meglio per la gestione di questi fondi. Continuate a seguirci attraverso il sito per le prossime iniziative di formazione. Ne avremo sicuramente almeno un altro paio nei prossimi mesi con Mario Schembe. Buon lavoro e Buon lavoro e un saluto a tutti anche da parte mia. grazie, E grazie, buon lavoro. buon fine settimana prossimo. Grazie. Sì, Ciao a buonasera. tutti, buona serata. Buona serata, Ciao. grazie.